gruppo è un piccolo villaggio con le casette di legno dove si va soltanto per dormire. Per pregare e per mangiare c'è una casa comune dove c'è anche una TV accesa con molta moderazione. Si lavora solo dentro la comunità ma senza essere pagati, anche le scuole sono interne. A Nomadelfia c'è chi come Sergio ha passato tutta la vita e chi come Samuel, 22 anni, ora all'università a Firenze, deve decidere se restarci anche da adulto o abbandonarla. Che cosa ti ha insegnato Nomadelfia? Vivere la povertà come una libertà, non come una sofferenza. Cristina, 20 anni, è uno dei tanti ragazzi in affido che vivono a Nomadelfia. Stare qua mi piace, però devo ancora capire bene se è la mia strada oppure no. Il messaggio che Don Zeno ha lasciato qual è? Si può costruire un mondo diverso, più fraterno, più giusto. Quasi 3.000 tonnellate di cibi pronti per le tavole della Pasqua sono finiti sotto sequestro. Olimpia Mignosi. Fa delle unte bisunte cucite dalle pareti luride, pavimenti ricoperti da residui di ogni genere e qui siamo in un agriturismo pronto a servire capretti privi di certificazione sanitaria e alimenti scaduti ai clienti nei giorni di festa. Questi invece sono dolci che rischiavano di finire sulla nostra tavola. Colombe ormai ammuffite, uova di cioccolata spacciate come artigianali e invece non lo erano, ingredienti vari stipati tra sudiciume ed escrementi. Da nord a sud una squadra di 600 carabinieri dei NAS ha sequestrato 2.800 tonnellate di alimenti pericolosi per la nostra salute, un'operazione che ha fatto emergere ogni tipo di irregolarità. Brutte sorprese a Napoli, dove i NAS hanno trovato 1.500 uova di Pasqua di dubbia provenienza. A Salerno un'azienda sfornava cornetti, torte e quant'altro tra ruggine e incrostazioni varie e quelle delizie erano prodotte con materie prime datate e conservate senza rispettare la catena del freddo. Lo sporco regnava anche in una pasticceria scovata a Milano, 1.600 confezioni di uova e quasi 5 tonnellate di altri ingredienti conservate tra escrementi animali. Risultato della maxi operazione, 700 attività denunciate e una montagna di prodotti sottratti al mercato per un valore di oltre 10 milioni di euro. E a Trento arriva la tassa anti-ubriachi, un ticket per chi chiama l'ambulanza e risulta positivo all'alcol test. Simona Burattini. In Trentino arriva un ticket riservato agli ubriachi, un contributo di spesa di 200 euro che dal 1° maggio verrà richiesto a chi deve prendere l'ambulanza per andare al pronto soccorso e viene trovato con un tasso di alcol nel sangue superiore a 1,5 grammi. Da queste parti bere molto è una consuetudine, ma può creare problemi alla sicurezza delle strade. Il Consiglio Provinciale di Trento con questa delibera spera così di sensibilizzare quel quarto della popolazione tra i 18 e i 69 anni che è abituato ad esagerare. Mi sembra un'ottima iniziativa, in quanto far pagare l'accesso con l'ambulanza a chi eccede nell'assunzione di alcolici forse riduce gli accessi impropri al pronto soccorso. Dunque, prima di bere quel bicchiere in più, i trentini dovranno dedicare un pensiero non solo alla salute, ma anche al portafoglio. Il Presidente del Consiglio Monti è arrivato in Libano, a Beirut, prima tappa di una missione in Medio Oriente che lo porterà anche in Israele, nei territori palestinesi e in Egitto. Monti ha detto che il Libano è l'esempio di convivenza che ha anticipato gli ideali delle primavere arabe. L'Italia continuerà l'impegno con l'UNIFIL in Libano e non ridurrà il numero dei propri soldati. Negli Stati Uniti 3 dispersi e 9 feriti nell'incidente aereo avvenuto in Virginia dove un caccia si è schiantato sulle case. Cristiana Ruggeri. A causare lo schianto dell'F-18 sull'abitato di Virginia Beach è stato un improvviso danno meccanico. Lo hanno rilevato le prime indagini. Solo per la prontezza del pilota istruttore che dopo il decollo ha svuotato il serbatoio si è evitata la strage. Al momento il bilancio è di 3 dispersi e di 9 feriti non gravi, tra cui il pilota e l'allievo del